Perché ho la sensazione che abbiamo sempre più decorazioni ogni anno che passa? Perché sono splendide. Ami il Natale tanto quanto lo amavi quando eri bambina. Perché Fool's Gold si riconferma il luogo migliore per festeggiarlo anno dopo anno. Che c'è? È solo che non so se anno dopo anno continuerà ad essere così. Non sappiamo neanche se saremo ancora aperte quando ci aumenteranno l'affitto. Espanderemo le vendite ai gioielli e agli accessori e tu incrementerai la nostra attività sui social. E se non cambiasse nulla? Non avremo altra scelta che chiudere il negozio. Finiamo con le decorazioni e poi penseremo a come incrementare le vendite. Sì, grazie. Adoro Fool's Gold a Natale. Guarda quanto è bella. È magica, vero? È il periodo dell'anno che preferisco. Ciao, papà. Ciao, tesoro. Ciao, Maddie. Hai finito con le decorazioni al negozio? Quasi, manca solo qualche filo di luci. Ne avete in più? Sì, certo. Sai che cosa dovresti provare? Quelle luci sincronizzate con la musica, sai, tipo Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way. Non sono sicura che possiamo permettercelo, papà. Ah, sì? Magari l'anno prossimo. Io sono certa che tutto andrà per il meglio con il negozio, tesoro. Sto facendo tutto il possibile perché sia così. Potreste smetterla di essere così adorabili? Incontrerai la tua persona adorabile, tesoro. Devi solo mettere il naso fuori di casa. Sono passati 3 anni da quando Ted se n'è Loretta. Andato. Ti prego, non cominciare. Era per parlare. Sì, certo, ma sai quale regalo desidererei tanto per Natale? Sì, che tua madre non parlasse di certi argomenti. Abbiamo un vincitore. Sì. Salve, benvenuta da Paper Moon. Salve. Wow, tantissimo tulle. Abbiamo anche una vastissima selezione di abiti senza tulle. Fate una consegna veloce? Beh, ogni abito ha bisogno di modifiche, ma possiamo velocizzare i tempi. Per quando vi serve? La vigilia di Natale. Ok, presto. Lo so, non c'è abbastanza tempo, vero? C'è tantissimo tempo. Io sono Maddie, comunque. Ginger Blake. E lui è il mio fidanzato Oliver. Salve. Abbiamo appena saputo che è stato accettato ad una scuola di specializzazione in medicina a Londra. Ci sposeremo prima che parta. Congratulazioni. In cosa ti specializzi? Chirurgia cardiotoracica. Sono un uomo di cuore. Ok. E dove vi sposerete? Proprio a Fool's Gold. Ho realizzato il sito web della città qualche mese fa e mi sono innamorata del posto. Qui succede spesso. Dato che sono in città per aiutare il sindaco con i contenuti natalizi del sito. Ed io ho un mese libero prima di iniziare gli studi. Abbiamo pensato che avremmo potuto fare tutto qui. Io potrò lavorare, lui studiare e allo stesso tempo il matrimonio. Sembra che abbiate pensato a tutto. Sì. Ok, no. Mi serve aiuto. Tantissimo aiuto. Dammi un minuto. Che ne dici di domani mattina alle 11? Grazie. Nessun problema. Johnny, sono qui. Ciao, Barbara. Oh, come stai? Il mio cliente preferito. Sto bene. Allora, volevi parlarmi? Aspetta, prima di rispondere, ecco la sceneggiatura di Fire's Edge 3. Io volevo parlarti di... Salve. Ciao. Dunque, dicevi? Ah sì, il tuo prossimo progetto. Beh, ce l'hai tra le mani proprio adesso. A proposito della sceneggiatura, la leggerò poi. Parto domani mattina presto. Johnny, hai un servizio fotografico domani e anche un incontro fissato col regista. Mi dispiace, ma mi serve un po' di tempo per staccare da tutto questo. Ti prenoto un massaggio. Barbara, è una cosa importante. Lo è anche questo film. In realtà non ho mai detto di voler girare un altro Fire's Edge. Johnny. Vado in una piccola città tra le montagne della California del Nord che si chiama Fool's Gold. Cosa? No, questo non è un buon momento per partire. Ti telefono. No, Johnny.
Bella chiacchierata, Barbara. Ginger! Ciao! Oh, ciao! Ho pensato di prendere un caffè alla mente e fare due passi prima del nostro appuntamento. Stavo per fare esattamente la stessa cosa. Non c'è niente di più bello di Main Street a Natale. Ehi, ci raggiungerà qualcuno? Tua madre, tua sorella? No, oggi sono da sola. Ok, beh, pensiamo a cosa avevi in mente per il tuo abito. Già abbiamo stabilito che dovrà essere senza tulle. Né volant, né brillantini. Vuoi qualcosa di raffinato, di elegante? Il vuoi pan di zenzero? Cosa? Ah, non sapevo che avessero già iniziato. Ciao, Shelby. Ciao. Lei è Ginger, si sposerà qui tra qualche settimana. Ah, splendido, vi occuperete del tetto. Shelby, non so se Ginger ha tempo. Ha un po' di tempo? Vorrei tanto farlo. Ok. Allora, dimmi, cosa hai organizzato finora? Dove si terrà la cerimonia, il ricevimento? Beh, non ho ancora prenotato. Ok, allora dimmi quante damigelle avrai. Nessuna? È stata una cosa dell'ultimo minuto e non volevo che nessuno si sentisse in dovere di cambiare i propri programmi. Non hai per puro caso qualche idea del colore? Non è bianco e basta? Ehi, non ci hai riflettuto granché bene, giusto? Lo so. Ehi, oh, e perché non glielo organizzi tu? Sì, certo. Perché no? Insomma, sei intelligente, hai un ottimo gusto e sai tutto dei matrimoni in questa città. Un attimo, io credevo che tu organizzassi i matrimoni. No, mi spiace, io vendo solo abiti. Ma potresti farlo, giusto? Certo che sì. L'idea mi ha sfiorata come una possibile soluzione per espandere la mia attività, ma è un grosso salto passare dagli abiti da sposa a un intero matrimonio. Ma non c'è nessun altro qui che possa aiutarmi. Oh, no, no, cara, non c'è proprio. Non so, magari potremmo sposarci al municipio. Non è esattamente il matrimonio dei miei sogni. No, no, non lo è proprio. Ok, io non permetterò che accada. Non accadrà se tu mi aiuti. Invio a Isabel un SMS e la mia socia in affari. Che cosa dice? Crede che sia una grande idea. Ma ascolta, Ginger, tu stai riponendo moltissima fiducia in me e io non voglio deluderti. Non lo farai. Come fai a saperlo? Mi hai appena conosciuta. Lo so e basta. Le mie sensazioni non sbagliano mai. Proprio non sbagliano, no? Ok. Allora, facciamolo. Buongiorno. Potrei avere un caffè nero lungo con panna, per favore? Certamente, nome? Steve. Ok, Steve. Grazie. Si figuri. Qui hanno una fantastica sezione di riviste sui matrimoni che voglio mostrarti. Santo cielo! Quello è Johnny Blake! È qui! Sì, è proprio lui! Caspita, è davvero bellissimo! Cosa ci fa a Pulse Gold? È qui per il matrimonio di sua sorella. Johnny! Ehi! Hey. Non posso credere che tu sia qui! Sì, sono arrivato prima. Perché? Per darti una mano, naturalmente. Beh, allora c'è qualcuno che devi conoscere. Lei e Maddie organizza il mio matrimonio. Ciao, Johnny Blake, è un piacere. E Ginger non mi aveva detto di avere un fratello e che suo fratello fossi tu. Tu sei tu. Sì, sono io. Direi di sì. Decisamente io. Probabilmente avrei dovuto dirtelo prima. Sarebbe stato fantastico. Johnny è arrivato prima per aiutarmi, non è dolcissimo. Ma è ancora molto strano per me che tu voglia pagare tutto. Sei fuori di testa se pensi di spendere anche un solo centesimo. Non badare a spese. Ok, non badare a spese.
Capito. Scusatemi. La mia socia in affari, ci vorrà un minuto. Vogliamo sederci? Pronto? Ciao, potresti fermarti dal fornitore mentre ritorni? Sì, ma non so ancora quanto mi ci vorrà, visto che sto bevendo un caffè con Ginger e suo fratello Johnny Blake. Johnny Blake. Certo, io al momento sto bevendo un tè con George Clooney. Comunque abbiamo finito la carta della stampante. No, Isabel, ciao. Parlo sul serio. Ok. Ciao. Allora, dove eravamo? Certo, dicevamo che tu sei tu. Dunque, Ginger mi ha appena detto che sei la proprietaria del negozio di abiti da sposa e che non organizzi matrimoni. Già. Ed è una cosa che puoi gestire, Maggie? Sono Maddie e... sì, posso farlo. Johnny, lei sa davvero tutto sui matrimoni. Sa anche che il mio nome procurerà una marea di pubblicità gratuita al suo negozio. In realtà io ho accettato prima di sapere chi fossi. È vero, Johnny. Chiedo scusa, è solo che di solito le persone vogliono qualcosa da me. Beh, io no. Perciò torniamo al mio matrimonio, grazie. Ginger, non sono sicura di essere la persona giusta. Lo sei. Lo è. Ti prego, fallo. Se tu sei quello che Ginger vuole, allora io non sarò d'intralcio. Va bene, allora ci sono alcune riviste di moda qui da sfogliare. Jimmy? Sono Johnny. Ho capito solo adesso. Ti stai comportando come se avessi rapinato una banca. Ah, è l'abitudine. Non ha molta privacy a Los Angeles. Senti, Johnny, nessuno ti darà disturbo qui. È un posto sicuro. Ciao, Maddie, tesoro. Stai facendo un po' di shopping natalizio, eh? In realtà organizzo un matrimonio. Oh, finalmente. No, non il mio. Lei è la mia cliente, Ginger, e il suo fratello, Johnny. Oh, ma io so chi è lui. Possiamo fare un selfie? E non credo che Johnny desideri fare foto al momento. No, invece va bene. Su, forza. Venga qui, Gladys. Grazie. Oh, macchina fotografica. Pronto? Notevole. Anche un flash notevole. Grazie, non vedo l'ora di metterla. Ah, rispettiamo la sua privacy, non mettiamo niente online. Io intendevo sul mio frigorifero, online. Perché mi hai presa per una hipster? Allora, perché non date un'occhiata a queste e mi dite cosa vi piace? Non mi serve una rivista, ho già tutto qui. Oh, fantastico, sentiamo. Natale in Scozia, eh? Sarà tutto a quadri rossi, verdi e bianchi. Che c'è? Andiamo, tu adori la Scozia. Adoro anche i Carlini, ma non voglio che siano il tema del mio matrimonio. Che ne dite di questo? Stavo pensando a una tonalità fredda e tenue, qualcosa che evochi una grande nevicata che simboleggi un nuovo capitolo della tua vita con Oliver. Mi piace tanto. Quindi questo significa anche niente cornamuse. Sta scherzando, vero? Vorrei poter dire di sì. Stavo anche pensando che potresti arrivare alla cerimonia su una slitta. Puoi procurare una renna. Se vuoi, un mio amico potrebbe inviarcene una. Johnny, non c'è bisogno che sia tutto come in un film hollywoodiano. Lo so, scusami, sono solo molto emozionato. Visto che papà e mamma non sono qui, sento di doverlo anche a loro. Lo so. Ti voglio bene. Anch'io te ne voglio. Maddie, credevo che saresti tornata in negozio. Sto morendo! Non posso credere che stai organizzando il matrimonio della sorella di Johnny Blake. È una grande occasione per noi. Appariremo su tutte le riviste e tutti i siti di matrimoni del paese. Wow, ce l'hai fatta. C'è un problemino. Un problemino? Gli ho detto che non useremo il suo nome per la pubblicità.
Perché l'hai fatto? Non volevo che pensasse che lo stiamo usando. Ma noi lo stiamo usando, è così che funziona. Senti, mi dispiace, ma non puoi parlare di questa cosa con nessuno per ora. Ma hey, tanti soldi extra per la fine del trimestre. Quanti soldi? E in realtà non ho ancora stabilito un prezzo. Metti. Prima volevo vedere quanto guadagnano le wedding planner. Beh, dipende da quanti soldi hanno i loro clienti. E lui ne ha tanti. Me ne occupo io. Non preoccuparti. Grazie. Quindi per la location è un no al cottage in montagna? Se il mio vestito fosse fatto di asciugamani, sì. E la galleria d'arte? È troppo... Qual è la parola esatta? Artistica? Sì, giusto. Ok. Non potremmo allestire uno di quei tendoni lì fuori? In tutti i film sui matrimoni, che succede quando c'è un tendone? Inizia a piovere. E quindi? Splash. Io non voglio un tendone. Sì, nemmeno io. Chi ha proposto questa terribile idea? Ho finito il sidro. Ne vuoi anche tu? Vengo con te. Ok. Ascolta, mi dispiace per ieri. So di essere stato maleducato. Solo un tantino. Ma devi capire che Ginger è la sola famiglia che ho. Voglio solo il meglio per lei. Ginger avrà il matrimonio che ha sempre sognato. Te lo prometto. E non preoccuparti per il posto, siamo solo all'inizio. Quando tornerai a Los Angeles ti chiameremo da ogni location. Ginger non te l'ha detto? Resterò qui fino al matrimonio. Cambiare per un po' i miei ritmi mi farà bene. Beh, di sicuro sei in un posto più tranquillo. Deve essere strano avere gente intorno che ti fissa tutto il tempo. A volte un po' troppo. Immagino faccia parte del lavoro che hai accettato. Beh, non pensavo che sarebbe stato così. Beh, sai come si dice, si è artefici del proprio destino. Oh. Ok, è il tuo turno. Per cosa? È una tradizione della città. I soldi vengono devoluti all'associazione. Esprimi un desiderio. Beh, mi piacerebbe, ma non accontenti con me. Accettano carte di credito? Lo metto sul tuo conto. A proposito, dovremmo parlare della tua parcella. È vero, certo. Ho fatto una lista dei guadagni del wedding planner. Dal più basso al più alto. Una via di mezzo potrebbe andar bene. Ok. A me non sembra abbastanza. No, va bene. Sei sicura? Posso pagarti di più? Ah sì, ho fatto bene i calcoli, va bene. Sei in assoluto la peggior negoziatrice che abbia mai incontrato. Lo so, credo di aver pagato la mia auto più di quanto valeva. Allora, affare fatto? Affare fatto. Tocca a te. D'accordo. Scommetto che hai desiderato un premio Oscar. Cosa te lo fa pensare? Non lo desiderano tutti gli attori? Tu cosa hai desiderato? Se te lo dicessi non si avvererebbe. Scusami. Ginger deve risolvere dei problemi tecnici per il sindaco. Chiede se possiamo vederci più tardi. Oh, sì. Io... forse è il caso che torni in negozio comunque. Faccio la strada con te. La mia auto è lì. D'accordo. Ok, non ci riesco. Stai camminando tipo al rallentatore. Si chiama passeggiare. Giusto, ma vorrei arrivare alla fine della strada prima della pensione. Ciao. 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 Chi era? La mia insegnante delle elementari. Conosci ogni singola persona di questa città, eh? Sì. Io non conosco nemmeno il mio vicino di casa. Davvero? No. Io ero fidanzata con il mio. Cos'è successo? Obiettivi differenti. Mi dispiace. Ma è stato tanto tempo fa. C'è una palestra qui, è un po' che non mi alleno. Ah, no, non abbiamo una palestra. Com'è possibile?
Ci arrampichiamo sulle montagne, facciamo esercizi sui rami, nuotiamo nel lago. Boom! È palestra. Che cosa? Sto scherzando. La palestra è lì in fondo, non siamo cavernicoli. Ok, sono arrivata. Ok, allora... Ciao! Sono Isabella, la socia di Maddie. Tu devi essere Johnny Blake. Cosa dico? Certo che sei Johnny Blake. Ah, ehi, pensavo di fare una foto per il muro delle celebrità. Non c'è un muro delle celebrità. Lo sto facendo? Scappa. È stato un piacere, Isabella. Sì, sì. Ciao, Johnny Blake. Maddie, tu sei un genio! Davvero? Sì, se tu inizi a uscire con lui, il negozio si farà pubblicità automaticamente. Tu sei fuori di testa, lui è Johnny Blake. Aspetta, ehi, non ti sottovalutare. Tu sei divertente, intelligente e bellissima. Ascolta, anche se fosse interessato, non lo frequenterei. Va via tra 3 settimane, che senso avrebbe? È Johnny Blake. No. Pronta a provare qualche vestito? Sì, non vedo l'ora. È un po' troppo principesco. Forse dovrei indossare un semplice tailleur. Ginger, non andare nel panico. Fa tutto parte del gioco. E ora che ti ho vista in un paio di vestiti, ho capito cosa può fare al caso tuo. Chiederò un po' di favori e farò arrivare dei nuovi abiti. Grazie, Maddie. Sono felice di essere entrata in questo negozio. Anch'io. Barbara! Allora prendono i cellulari. La linea va e viene. Hai letto la sceneggiatura? Ti devo richiamare. Sono arrivato quasi a metà, comunque. Cosa ne pensi della scena alle Hawaii all'inizio? L'ho adorata. Non c'è nessuna scena alle Hawaii? Allora chiedi di inserirla. Johnny? Devo andare ora. No. Ciao. Ciao! Forse c'è stata un po' di confusione. Ginger arriverà tra un'ora. No, sono arrivato prima. Ho comprato questi. E sono felice per te. Avevo dimenticato cosa si prova a soffrire il freddo. Mi ricorda quando ero bambino. Dove sei cresciuto? In Florida. Ah! Brrr. Ogni anno i miei genitori noleggiavano una macchina della neve e costruivano una collina di fronte casa. La neve si scioglieva dopo un'ora, ma era l'ora più bella dell'anno. È una cosa molto dolce. Già. Beh, sono davvero felice che Ginger si sposi qui. Avrà un bianco Natale per il suo matrimonio. Se non avesse nevicato, avrei assunto un ragazzo per averla finta. Hai un ragazzo per qualunque cosa? Più o meno. Bene. Io ho un ragazzo dell'albero. Oh, un ragazzo dell'albero. Vieni con me. Grazie per avermi dato una mano. Avresti potuto fartelo consegnare a casa. Avrei pagato io. Ti ringrazio, ma portare l'albero a casa fa parte del divertimento. Allora è un bene che mi sia trovato qui ad aiutarti. In realtà... Oh. Ti stavo solo assecondando. Ok. Ho sempre voluto farlo. Ok. Ti faccio vedere io come si fa. Ah, sì? Allora, prendi la neve più profonda e meno fredda. Metti mezzo pugno in ciascuna mano e fai gradualmente pressione finché non diventa dura. Poi la metti da parte
Aspetti un paio di minuti così diventa della consistenza giusta e... Johnny? Johnny? Questa com'è? Ora sei nei guai. Ok, mi arrendo. Però tiri forte. Campionessa nazionale di softball. 4 anni di fila. È tutto fantastico. Se trovi questo fantastico, aspetta di vedere l'accensione ufficiale del nostro albero. Wow, non si può dire che questo posto non si dia da fare. Di sicuro no. Ah, Johnny, ti presento i miei genitori, Ed e Loretta. Salve. Lui è Johnny. Piacere di conoscerti. Piacere è mio. Ciao, hai un viso familiare. Per caso lavoravi allo Stop and Shop? Ah, mamma, Johnny è un attore. Johnny Blake. Oh, beh... Hai fatto qualcosa che posso aver visto? Sì, era in quel film, Fire's Edge, quello che non ti è piaciuto. Oh, scusa, è che era un po' troppo rumoroso. Non deve scusarsi, anzi, sono totalmente d'accordo. Allora, che cosa ti porta in città, Johnny? No, non gliel'hai detto. Mi hai chiesto discrezione. Di solito, però, alle persone non importa. Forse hai frequentato le persone sbagliate. Forse, sì. Ciao, Maddie. Ciao. Mamma, papà, loro sono Ginger, la sorella di Johnny e il suo fidanzato, Oliver. Piacere di conoscerti. Oh, ma sei bellissima. Sei un'attrice anche tu? Oh, no, io mi occupo di codificazione e progettazione. Sto lavorando al sito di False Gold. Oh, sì. Non ho alcuna idea di cosa sia la codificazione, ma buon per te. Hai trovato un vero gioiello. Lo so. Sai cosa mi ricorda tutto questo? Sì, lo so. Oh, c'è Babbo Natale! Non ci credo. Adoro l'emozione dei bambini quando arriva Babbo Natale. Ecco, fatemi scendere qui. Ciao! Ciao! Beh, dovreste venire tutti a casa nostra. Ogni anno facciamo un rinfresco di dolci per il Natale. Ah, mamma, credo che abbiano di meglio da fare che passare del tempo con la gente del posto, scusate. No, direi che la gente del posto comincia a piacermi. Anche a me. Bene, allora hai deciso? Forza, Johnny, tu puoi camminare con me. Ok, certo. Andiamo. Che cosa sta succedendo? Qualcuno qui ha il questa broncio. Questa è lei. In questa foto mamma è arrabbiata con suo padre. Che cosa gli stai mostrando? Solo le fotografie di te con Babbo Natale. Non quella in cui mi innervosisco. Oh, sì. Mamma, sul serio? Scusa, tesoro, avevo dimenticato che c'era anche torno quella. Torno subito. Ciao, campione. Come ti chiami? Connor. Connor, eh? Ti piacciono i film d'azione? Quelli dove si combatte. Io sono bravissimo a karate. Sono cintura arancione adesso. Davvero? Pensi di potermi battere? Sì. Fatti sotto. Oh, d'accordo.
Mi arrendo, mi arrendo. Hai vinto. Yuhu! Ho battuto Alfa 1! Ho battuto Alfa 1! È stato molto carino da parte tua. Fa parte del lavoro. Spero che mia madre non ti abbia fatto troppe domande. Non è molto brava a riconoscere i limiti. Ah, sei sicura che non sia una giornalista infiltrata? Oh, sì. Era da... quanti sono? 30 anni che sperava che una celebrità aderisse al suo rinfresco. Scherzo riguardo tua madre, ma... le persone spesso si rivelano diverse da come sembrano. Beh, questa è una qualità che non contraddistingue solo le celebrità. Johnny, prova questa torta alla frutta che ho fatto magari... io. Ah? Ti piace? Ottimo. Buonissima. Deliziosa. Questa è un'altra delle nostre tradizioni. Capisco. Prova a convincere Gladys che ti piace la sua torta. Sei ufficialmente del posto ora. Fico, posso avere dell'acqua? Dell'altra torta? Dell'acqua. Allora, ti sei divertito, Johnny? Sì. Sembri un tantino sorpreso. Era da tanto tempo che non andavo a una festa che non fosse di lavoro. Beh, sei il benvenuto quando vuoi. Grazie. Stammi bene, Johnny. Grazie ancora, Ed. Ok. Allora... buonanotte. Notte. Ehi, hey, Maddie. Sì, papà? È di Johnny questa? Se ti sbrighi, lo raggiungi. Ah, può riprenderla domani. Tesoro, probabilmente ne ha bisogno stasera. Ok. Johnny! Scusa. Hai dimenticato la tua borsa. Grazie. C'è? Stai bene? Sì, è solo che non ho mai visto dei fiocchi di neve così grandi. Riesci a vedere la forma dei cristalli? È bellissimo. Sono come delle piccole opere d'arte che solo noi vediamo. Sì, esatto. Ok, notte. Maddie? Sì? La mia borsa. Oh! Sì. Già. Buonanotte. Puoi scegliere delle partecipazioni formali, ma visto che il matrimonio è a breve, potresti anche pensare di farle online. Farle online non è di cattivo gusto. Preferisci che non ci siano gli ospiti? Cattivo gusto sia. Ciao, Johnny. Oliver, sembri un ninja lì a studiare. Non credo che i ninja siano costretti a studiare. Buongiorno. Buongiorno. Che sono queste? Partecipazioni. Oh, no. Questa è una partecipazione. È in legno riciclato. E quando apri la scatola... pino, il profumo del Natale. La partecipazione è attaccata a questa decorazione in vetro soffiato che diventerà un souvenir del matrimonio. Grande, vero? È incredibile. Ma io pensavo più a una cosa del genere. È carina. Ma è più economica. Non vuoi il meglio? Johnny, non sai quanto ti sono riconoscente del fatto che pagherai per il mio matrimonio, ma... tu sei la sposa. Vorrei scegliere io le mie partecipazioni. Scusami, non volevo essere invadente. Vorrei che fosse tutto perfetto.
Lo sarà di sicuro. Ok. D'accordo. Direi di attenerci sempre a questa stagione, ma magari potremmo scegliere delle tuberose o delle calle. O potrei fare arrivare dei tulipani dall'Olanda. Sto scherzando. A meno che tu non li voglia. No? Ok. Scusatemi, devo rispondere. Sì? Deve essere la sua agente. Cammina sempre così quando lo chiama. Perché? È molto impegnativa come donna. Making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Sì, ho fatto un video. Sarà una bellissima aggiunta per il nuovo sito. Questa città si avvale di veri professionisti, vero? Oh no, loro sono dei volontari. Abbiamo un'igienista dentale, direttrice di un supermercato, addestratrice di cani e un meccanico. Potrebbero cantare qualcosa mentre cammino lungo la navata. Può darsi, ma non credo che Jingle Bells faccia il caso nostro. Siete assunti. Vi chiamo più tardi. Grazie. Quei coristi erano incredibili. Pensavo che dovremmo farli cantare al tuo ingresso in chiesa. È proprio un'idea fantastica. Davvero non avete intenzione di dirmi di no? A patto che tu non faccia venire fin qui un'orchestra sinfonica ad aiutarli. Va bene. Allora, il bel Johnny viene stasera? L'ho invitato, ma non so se verrà o meno. Beh, dico solo che sei molto più felice quando è nei paraggi. L'ho notato anch'io, hai ragione. È vero? Ok, andate a dire queste assurdità da un'altra parte, grazie. È pur sempre la notte più romantica dell'anno. Sì. Quei due ragazzi si sono appena fidanzati. Vado ad accertarmi che lei non compri il suo vestito a San Francisco. Conquistali. Ciao, ho sentito che vi siete appena fidanzati. Ehi, ma quello non è Johnny. Sembra un po' perso. Starà cercando Ginger e Oliver? Io non credo. Sono a San Francisco questa sera. Beh, lo vedo tutto solo. Lo invito a unirsi a noi. Mamma, non hey, voglio Johnny. Che lui... Bene, Johnny, vieni qui. Oh. Ciao a tutti. Ehi, hey, Johnny, ti va della cioccolata Ciao. Calda? No, grazie, sono a posto. Visto che questo non è un incontro ufficiale per il matrimonio, non sentirti obbligato a unirti a noi. No, a meno che voi non mi vogliate. No, io... Va bene. Salve a tutti e benvenuti alla 67esima accensione annuale dell'albero di Fool's Gold. È una notte meravigliosa per accendere il nostro bellissimo albero. Allora, siete pronti? Sì! Sì. Procediamo! 5, 4, 3, 2, 1! E luce sia! E luce sia! Sì. È meraviglioso! Scusate, niente foto, per favore. Grazie. Che c'è? Non ho niente contro i fan, ma qualche volta non sono dell'umore adatto. Sì, ma non stanno fotografando te. Potremmo fingere che non sia mai successo? No, non possiamo. Già. Lo immaginavo.
E dai, ammettilo. Tenergli la mano ha significato qualcosa. Probabilmente era solo emozionato per l'albero di Natale. Tu vuoi che significhi qualcosa per la pubblicità? Sai che è così. Gli ho detto che non lo avremmo fatto. Maddie, io ancora non capisco perché le richieste di Johnny siano più importanti del nostro negozio. Non hai bisogno di lui per realizzare il sito. È vero, ma di cosa ha bisogno un sito internet? Di attenzione, vale a dire Johnny Blake. Non posso fargli questo. Anche se ti piacesse. E entrambe sappiamo che è così. Anche se lui dovesse piacermi un po' e non è affatto così, non ho alcuna intenzione di stare con qualcuno che non vive qui, vicino a me. Ciao. Ciao. Ehi. Buongiorno. Buongiorno. Dobbiamo sbrigarci, abbiamo un appuntamento per il catering. Oh, altro cibo, devo ancora digerire dalla festa dei tuoi genitori. Tranquillo, non devi venire per forza. Se non sbaglio, abbiamo avuto questa conversazione anche ieri sera. Senti, Johnny, tu non devi rinunciare ai tuoi impegni. Io sono qui per questo, non sei tenuto a venire. Ah, riuscite a crederci? Si sono collegate così tante persone per vedere il video dell'albero che il sito è andato in tilt. Sapete una cosa? Fate voi una selezione delle cose più buone ed io partirò da lì. A dopo! Pare che saremo solo io e te. Vogliamo andare? Un secondo, prendo il cappotto. Sei silenziosa oggi. Qualcosa non va? È per quello che è successo ieri sera. Cosa è successo ieri sera? Quando ti ho preso la mano e ci siamo quasi baciati. Ah, giusto quello. Credo che ci siamo lasciati trascinare dal romanticismo. Succede nel periodo di Natale. È capitato. Non voglio che tu pensi che per me abbia significato qualcosa. Ah, oh, bene, è un sollievo, perché in quel caso come funzionerebbe? La mia vita è una follia. Di rado sono nello stesso posto a lungo. Sono un nomade, in pratica. E io amo la mia vita qui. È una vita calma e tranquilla, non si addice a tutti. Beh, adesso le cose sono chiare. Sì. Cristalline, potremmo anche dire. Assaggiamo questi stuzzichini nuziali. Sì. Buon Natale, Maddie! Ciao, Maddie! Ciao! Dov'è Johnny? Credevo che sarebbe passato oggi. Sì, ecco, non volevo disturbarlo anche con la scelta delle torte nuziali. Quindi non stai semplicemente cercando di evitarlo? No! Perché dovrei farlo? Dimmelo tu. Perché non sentiamo cosa ha scelto lo sposo? Oliver, di a me di quello che avevi in mente per la torta. Una torta a forma di cuore. È una cosa molto dolce. La riproduzione biologicamente esatta di un cuore umano. Sarebbe grandioso tagliarlo, non trovi? Sarebbe magnifico! Traditrice! Ci sentiamo più tardi. Ok. Ciao. Ciao. È passato un po'? Sì. Allora, come vanno le cose? Sono sempre alle prese con il matrimonio? Giusto, certo. E tu? Beh, sai, gironzolo per la strada. Gironzoli?
Già. Direi che ti stai avvicinando al passeggiare. Stai attento. Potresti davvero rallentare il ritmo. Ok, dovrei ritornare ai miei acquisti. Sì, sì, anch'io. Non riesco a trovare il regalo di Natale giusto per Ginger. Ma le hai già comprato qualcosa? Un portachiavi di Natale di Fool's Gold. Wow, è... Il regalo più triste del mondo. Sì. Lo so, di solito è la mia assistente che compra i regali per me, ma questa volta volevo occuparmene da solo. Vieni con me. Forza. Ok. Ho visto una cosa che credo sarebbe fantastica. Eccola. È un pino. Ah. Il pino rappresenta la forza e la resilienza della famiglia e ci ricorda che anche quando intorno a noi le condizioni cambiano, abbiamo delle radici solide. È perfetto. Grazie. Che c'è? Niente, è solo che continui a sorprendermi. Shelby, qualcosa non va? Beh, ecco. Babbo Natale è malato. Non si è presentato. I bambini aspettano da 2 ore. Oh, no. Ma ancora il costume? Certo, perché? Ti piace? Buon Natale! Buon Natale, buon Natale, buon Natale! Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Clarissa. Buon Natale, come ti chiami? Come ti chiami? Nathan. Nathan. Allora, Nathan, ecco il regalo di Babbo Natale. Tu cosa vorresti? Per Natale vorrei un regalo gigante. Oh, così. Come questo, uno di questi. Ah, sai che ti dico? Senza dubbio faremo in modo che tu lo abbia. Buon Natale, buon Natale. E tu come ti chiami? Brody. Brody? Mm. E cosa vorresti ricevere da Babbo Natale? Vorrei che ritornasse il mio papà. Dove è andato? È andato in cielo. Ah, capisco. Beh, mi dispiace moltissimo. Vorrei tanto far tornare il tuo papà. Deve mancarti davvero molto. Parli con lui ogni sera prima di andare a dormire. Non smettere mai di farlo, d'accordo? Lui può sentirti. Finché continuerai a parlarci, sarà sempre con te. Grazie, Babbo Natale. Non c'è di che. Buon Natale, Brody. Buon Natale anche a te. Buon Natale! Tu come ti chiami? È lui? È il vestito che hai scelto per me? Con una settimana d'anticipo per le modifiche. Devo essere onesta, Maddie. Questo non è esattamente quello che stavo cercando. È esattamente l'opposto, in realtà. Sì, no, mi dispiace, Ginger. Questo non è il vestito che ho ordinato. Non so cosa sia successo. Io l'ho già visto, è di alta moda questo. Vale circa $10,000. Johnny. Oh, bene, è arrivato. Johnny! Lo hai fatto arrivare tu? Ho chiamato il mio stilista il giorno in cui non riuscivi a trovare il vestito. E pare sia quello più desiderato. Vado a provarlo. Sei sicuro? Sì, va bene. Ok, sto arrivando. Non vedo l'ora. Ginger, questo vestito è... è orrendo. Mi dispiace tanto. Grazie al cielo. Che sollievo. Questa è la scatola che stavi cercando? Era sotto la scrivania. Eccola qui. Sì che è lei. Vado a togliermi questo. Credo che sia una buona idea. Ok, facciamolo subito.
È proprio lui. Quelle sono lacrime di gioia, vero? Assolutamente. Grazie, Maddie. A qualcuno va di andare da Joe a festeggiare? Fanno un martini coi bastoncini di zucchero che muoio dalla voglia di provare. Facciamo alle 8? Io ci sto. Io verrei molto volentieri, ma ho in mente di andare al ristorante italiano con Oliver. E io guarderò film di Natale tutta la notte, quindi... Potremmo vederci lì alle 8? O potrei passare a casa tua, così ci andiamo insieme. Non credo che sia una buona idea, visto che abbiamo stabilito niente appuntamenti, ricordi? Mi ricordo, diciamo che non è un appuntamento, è un'uscita. Solo due persone che si recano a piedi in un posto dove passeranno un po' di tempo insieme. Un'uscita? Un'uscita. Ok, sì, questa è, sì, mi piace. Va bene. A più tardi. Verde o rosso? No, quello. Allora, spiegami, perché questo non sarebbe un appuntamento? Non ne parleremo un'altra volta, ok? Sì, certo. Non parleremo del fatto che ti stai facendo sfuggire un'opportunità d'oro. Sul serio? Maddie, ti parlo anche in qualità di tua migliore amica. Se lui ti piace davvero, che male c'è nel vedere dove questa cosa può portarti? Devo proteggere me stessa, Isabel. Anche se provassi qualcosa per lui, non può esserci nient'altro adesso. A meno che non ti rilassi. Non hai una maratona di film di Natale da guardare? Va bene, me ne vado. È un appuntamento. È un'uscita. Come vuoi. Wow. Stai benissimo anche tu. Grazie. Dopo di te. C'è un concerto porta a porta di canzoni natalizie, vuoi andare? Oh, no, nessuno vorrebbe sentirmi cantare, rovinerei il Natale a tutti. Oh, il vischio. Che cosa fanno due amici quando capitano sotto il vischio? Credo che la tradizione voglia che si diano il 5. Ok. Che c'è? Non c'è un modo maschile per bere questo drink. Beh, se vuoi ce n'è anche un altro che si chiama il piccolo aiutante di Babbo Natale. Hai bastoncini di zucchero. Ottima scelta. Scusami, devo rispondere. Nessun problema. Torno subito. Ted. Maddie! Ciao! Wow, ti trovo benissimo. Tu... sembra che tu sia ritornato al college. Oh, sì, i ragazzi della Silicon Valley si vestono così. Sai, più sembri goffo, più soldi hai. Allora sei ricco. Marigold, lei è Maddie, la ragazza di cui ti ho parlato. Certo, piacere di conoscerti. Immagino sia piuttosto scioccante rivedere Ted dopo tutto questo tempo. No, in realtà no. Smettila, Mary, non è qui. Chi state cercando? Johnny Blake. I genitori di Ted hanno detto che è in città. Tu per caso l'hai visto? Ci siamo solo incrociati. Scommetto che voi ragazze del posto impazzite quando lo vedete passare.
Sì, assolutamente. Urliamo come delle matte. Scusa l'attesa. Salve, sono Johnny Blake. Ted. Piacere di conoscerti. Scusa, lei è Mary. Ciao, salve. Io, beh, scelga lei tra ciao e salve. Ciao, salve, vanno benissimo. Allora, Johnny, cosa ti porta qui? Sono venuto per aiutare mia sorella con il suo matrimonio. Immagino che non vedrai l'ora di tornare alla civiltà, eh? Non ho fretta. Andiamo, Ted, il nostro tavolo è pronto. Ted? Meglio andare. È stato bello rivederti. Anche per me. Ciao. Quello è il ragazzo che ti ha spezzato il cuore. Chi te l'ha detto? Io non l'ho mai fatto. L'ho visto in una delle foto dell'album a casa di tua madre. Mi ha detto qualcosa. E lo ha chiamato con un nome che non posso ripetere, ma che condivido in pieno. Apprezzo molto il tuo interesse, ma sto bene adesso, davvero. Beh, io penso che sei fantastica, davvero. Io non credo di poter reggere la storia dell'amicizia. Non voglio farlo. Non credo che potremo essere niente di più. Ascolta, vedere Ted mi ha ricordato cosa succede quando due persone viaggiano su binari diversi. Maddie, stai andando troppo oltre. E tu non pensi affatto. Mi piacciono tanto. Anche a me. In effetti stanno venendo molto bene. Allora, non mi racconterai del tuo appuntamento con Johnny perché io sono sua sorella e sarebbe strano? Perché come tua amica, io vorrei solo sapere se ti sei divertita. E se ti piace. E se vi siete baciati. Ok, è strano. Ginger, non è stato un appuntamento. E non c'è stato niente, escluso il fatto che ho realizzato che non può esserci niente. Mi dispiace. So che non è quello che volevi sentire. Ma voi due siete così... Jerry, smettila. Va bene. Maddie, quando il matrimonio sarà finito, noi ci sentiremo ancora, giusto? Qualunque cosa accada. Certo che lo faremo. Qualunque cosa accada. Non ti libererai di me. Dunque, stavo pensando, visto che siamo a Natale e molte delle mie amiche non riusciranno a venire... Vuoi essere la mia damigella d'onore? Cosa? Sì. Sì? Sì, certo. Naturalmente. Grazie. Maddie, io non mi aspettavo di vederti oggi. Ginger ha detto che avreste scelto le bomboniere, perciò sono venuta a portarti i campioni. Grazie. Tutto molto strano, io me ne vado. Aspetta, ti va di entrare? Ho appena sfornato i biscotti. Fai dolci? Beh, se aprire un pacco di impasto già pronto tu lo chiami fare dolci, allora... No, non direi, no. Beh, considerami pure un ottimo pasticcere. In realtà ho molto da fare per il matrimonio, quindi meglio che io vada. Facciamo così. Entri, mangi un biscotto ed io ti prometto che parleremo solo del matrimonio. D'accordo. Ma sappi che appena inizi a fare il seduttore, io me ne vado. Hm? In che senso te ne vai, davvero?
serviti pure. Sembrano molto buoni. Beh, sai, ogni cosa è migliore quando si è in buona compagnia. Ok, dacci un taglio. Che c'è? Ti ho appena detto di non fare il seduttore. Non l'ho fatto. Ogni cosa è migliore quando si è in buona compagnia. Non l'ho detto proprio sì, così. Sì, l'hai fatto. E hai fatto quella cosa col sopracciglio. Quale cosa col sopracciglio? L'hai appena fatto. Conosco le tue mosse, prenderò un biscotto. Oh, santo cielo. Che c'è? Quello è più triste dell'albero di Natale di Charlie Brown. Almeno aveva le decorazioni. Lo so, ne ho comprate un po'. Ma non le ho ancora appese. Facciamolo. Adesso? Sì, adesso. Questa è senz'altro un'emergenza natalizia. Ai. Ok, d'accordo. Questa è per te. L'adoro. Diamoci da fare. Voilà. È venuto bene. Non riesco a ricordare l'ultima volta che l'ho fatto da solo. Solitamente assumi io... Assumi un ragazzo. Avevo dimenticato quanto mi piacesse farlo. Perché hai smesso? Ecco, quando i miei genitori sono morti, è stata dura. Questo era il nostro momento familiare preferito e all'improvviso non c'era più. Ginger mi ha detto che eravate solo voi due, ma non ho voluto chiedere. Johnny, mi dispiace, davvero. Oh, tranquilla. Sono morti subito dopo il mio diploma al liceo. Avevo 18 anni e a un tratto ero responsabile di tutto, anche di Ginger. Per questo sei entrato così in sintonia con quel bambino l'altro giorno. Sapevo bene come si sentiva. Vorrei tanto che fossero qui a vedere Ginger. Sono qui. Lo credi davvero? Assolutamente. Non ero molto interessato al Natale dopo la loro morte. Almeno non finché Ginger ha deciso di sposarsi il giorno della vigilia. Sono arrivato qui e adesso mi importa di tutte queste cose. Cosa c'è? Maddie è ancora a casa di Johnny. Ed è... terribile? No, è fantastico. Non riesco a capirti. Hai mangiato il mio paziente. Scusa. E questa è la cosa più importante. Assolutamente. Sbaglio, ha fatto buio prima stasera. Oh, in realtà sono passate le 8. Cosa? Dici sul serio? No, dovrei essere già a casa dei miei a quest'ora. Sei sicura che non stai solo scappando di nuovo? Sono sicura. Ok. Ecco a te. Grazie. Cosa sono? Niente. Li hai disegnati tu? Sono solo scarabocchi. Johnny, non sono scarabocchi, tu sei un artista. Non è vero, io sono un attore. Lo faccio solo come passatempo tra una ripresa e l'altra. Cos'è che ti fa tanta paura? Quello che fa paura a te. Fidarti di qualcuno. Lo sai, tu puoi fidarti di me. Stavo per dirti la stessa cosa. Ci vediamo domani. Sì, assolutamente. Andiamo, ti accompagno. Ok. Stavo scherzando, scusa. Figurati, non preoccuparti. Ehi, che sta succedendo tra voi due? Scusatemi un secondo. Allora? Allora niente. E poi oggi si parla di te. Non vuoi dirmi neanche un piccolo particolare? Ginger, smettila con l'interrogatorio. Adoro questa chiesa.
Non riesco ancora a credere che la potremo usare. Non celebrano la messa la sera della vigilia? No, troppe persone usano la palestra della scuola, ma siamo fortunati ad averla perché è perfetta. Tutto è perfetto. Mi dispiace tanto. Devo partire per Los Angeles per una riunione urgente. Adesso? Sì, subito. Ma il matrimonio è fra 3 giorni. Non ho scelta, Ginger, è per lavoro. Sarò qui il 23 mattina presto. Si tratta solo di un giorno. Tornerò in tempo, vedrai. Ti darò io una mano. Come farai con lo studio? Può aspettare. Vorrei non dover partire. Lo so. Tornerò in un lampo. Oh, era delizioso, tesoro. Maddie, non hai mai smesso di sorridere da quando sei arrivata. Non posso farne a meno. È bello vederti così. Ed, no. Controllo solo il punteggio del football. Niente sport dai, stasera. Dai, ci metto solo un secondo. Ok, basta voi due. Ehi, quello è Johnny. Johnny potrebbe essere fuori dal mercato? Fra di loro le cose non sembravano andare bene. Non li vedevamo insieme. Ha detto che aveva una riunione, non una cena. Maddie, ascolta. Spegni. Tesoro. Sapevo che sarebbe successo. Dovevo fidarmi delle mie sensazioni. Sono un idiota, perché mi sono fatta questo? Stai avendo una reazione eccessiva. Hai visto il modo in cui le stava sorridendo? Era tutto più semplice quando io ero solo la wedding planner e lui il libretto degli assegni. Non c'era altro. Ok, eccomi. Ehi. Ciao, posso entrare? C'è un gruppo di paparazzi in zona, arriveranno a momenti. Che sta succedendo? Perché ci sono dei paparazzi a Fool's Gold? Stavo per chiederti la stessa cosa. Forse vorranno informazioni sulla tua nuova fiamma. Bene, ci siamo. Finirà su tutti i social. Mi avevi promesso che non lo avresti fatto. E non l'ho fatto. Io non parlavo della nostra relazione, mi stavo riferendo alla tua di relazione con Natalie Fernandez. Che c'entra Natalie Fernandez con questa storia adesso? Ah, non hai saputo che il tuo appuntamento romantico è andato in onda su tutte le reti non nazionali? Non era un appuntamento. Era una cena organizzata dai produttori di Fire Sage. Volevano che Natalie facesse la carina prima del sequel. Credi davvero che ti avrei detto tutte quelle cose e che poi sarei uscito con un'altra donna? E tu credi davvero che io possa aver pubblicato delle tue foto online per avere pubblicità gratis? Wow, non ti fidi per niente di me. Direi più o meno quanto ti fidi tu di me. Credo che il mio primo istinto avesse ragione. Perché non arriviamo semplicemente al matrimonio di Ginger? Dopodiché potrai tornartene alla tua vera vita. E io tornerò alla mia. Bene. Quando il matrimonio sarà finito, divideremo la società. Io mi occuperò di wedding planning, tu di abiti da sposa, punto. Aspetta, no, Maddie, aspetta. Fantastico, lo metto pure qui. Bellissimo. Ho portato il velo. Grazie. Wow, Maddie. Hai reso questo posto davvero magico. È il matrimonio natalizio più bello che io abbia mai visto. Non posso parlare in questo momento. Ok, allora parlo io. Sono venuta per dirti di persona quanto mi dispiace. Stavo solo cercando di salvare i nostri affari e sono andata nel panico. Isabel, tu mi hai mentito. Lo so e mi dispiace. Mi dispiace veramente, veramente tanto. Mi sono già scusata con Johnny, se questo può fare qualche differenza. Sa che sei stata tu. L'ho chiamato ieri sera. Non sopportavo l'idea che voi due non steste insieme per colpa mia.
Non avrebbe funzionato comunque, hai solo velocizzato l'inevitabile. Non avevamo neppure bisogno di Johnny per la pubblicità. Ho postato in rete tutte le tue idee e abbiamo avuto una marea di visite e richieste solo per quello, ma... Maddie, quando la gente vedrà quello che hai fatto qui, diventerai un portento. Lo pensi davvero? Io lo so. Questa sei tu. Niente sarebbe stato possibile se non avessi creato la fondazione. Grazie ad averlo fatto. Allora che mi dici? Possiamo continuare ad essere in società, ma cosa più importante? Possiamo essere ancora amiche? Una rottura è già sufficiente. Vieni qui. Ciao, Johnny. Ciao, Ed. È per il matrimonio? Sì, è la torta scelta da Oliver. Posso? Sì. È per caso un cuore? Sì. Adoro quel ragazzo. Ok. Perché non ci sediamo? Ecco, probabilmente è meglio che vada. Ok. Già. Sai, io non ho mai avuto un figlio maschio, perciò forse farò pena in queste cose. Ma so che hai perso tuo padre, quindi posso offrirti un piccolo consiglio paterno non richiesto? No. Sei tosto, sì. Ottimo inizio. Sì. Senti, non darti per vinto con Maddie. Ha solo paura di avere di nuovo il cuore spezzato. Vuoi biasimarla? Ma hai visto tu stesso quanto io tengo a lei. Ma non si fida di me. Non funzionerebbe. Da quanto ho sentito, anche tu hai del lavoro da fare nel campo della fiducia. Lo so, ho intenzione di scusarmi con lei appena la rivedrò, ma che differenza farebbe? Lei è ancora convinta che io stia con un'altra. Devi guardare le cose dal punto di vista di Maddie. Insomma, prima ti vede qui a Fool's Gold e vede in te un ragazzo comune e gentile. E poi all'improvviso alla TV, ecco che appare Johnny Blake che fa delle cose alla Johnny Blake. Lo so, quello non sono veramente io, non la voglio nemmeno più quella vita. Sai, dopo quella cena ho preso una decisione. Ho detto al mio agente che era ora di cambiamenti. Di iniziare a percorrere una strada differente. Ah sì? E quale strada sarebbe? La strada porta qui. Questa è la prima volta nella mia vita che mi sento davvero completo. E io non voglio perderlo. E credo di aver guadagnato abbastanza soldi da non avere più obblighi. Potrei vivere qui e lavorare quando ne ho voglia. Pare che tu abbia trovato una piccola cosa chiamata equilibrio. Sì, ma se Maddie non è sulla mia stessa linea, che senso ha? Non voglio stare qui senza lei. Ho una domanda. Perché non stai dicendo a lei tutto questo? Non riesco neanche a convincerla a parlare faccia a faccia. Aspetta un momento. So io dove sarete fianco a fianco e lei non potrà scappare. Io ora vi dichiaro marito e moglie. Credo che tu stia correndo un po' troppo, Ed. No... Non parlo di te, stupido. Dopo che Ginger e Oliver andranno via insieme lungo la navata, al fianco di chi ti ritroverai? In privato. Sai una cosa? Sei piuttosto bravo in questa faccenda padre-figlio. Sì? Resta qui per un po' e ti insegno a pescare e a cambiare una ruota bucata. Sì. Sì. Mi piacerebbe. Anche a me. Sei bellissima, Ginger. È davvero tutto perfetto. Grazie a te. Non cambierei neanche un dettaglio. Vorrei tanto che parlassi con Johnny prima del matrimonio. Non parleremo di questo argomento. Oggi esisti solo tu. Ma voi siete fatti l'uno per l'altra. Non è vero. È troppo complicato. E chi ha mai detto che dovrebbe essere semplice? Se tenete l'uno all'altra, ed io so che è così, allora perché no? Vale la pena affrontare un paio di malintesi per la felicità, no? Il problema non riguarda solo i nostri malintesi. È il fatto che tutti e due abbiamo immediatamente pensato al peggio. Non siamo pronti. Voi siete pronti. Siete solo spaventati. Ehi, non dovrebbe essere la damigella d'onore a dare sostegno oggi? E non viceversa. Da quando noi facciamo le cose secondo le regole?
Ottima osservazione. Ok. È ora di portarti all'altare. Non posso credere a quanti amici siano venuti. Io sì. Piuttosto, so che papà avrebbe tanto voluto farlo, ma è comunque qui con noi. Riesco a sentirlo. Lo so. Anche la mamma. Grazie per tutto questo, Johnny. Ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io. Con questo anello io ti sposo. Con questo anello io. Io ora vi dichiaro marito e moglie. Può baciare la sposa. Adesso potete parlare. Non sei tenuto a farlo, sto bene. Io no. Starai bene. Maddie, non tagliarmi fuori. Tu mi hai tagliata fuori nel momento stesso in cui mi hai accusata. Tu hai fatto la stessa cosa e nessuno di noi due ha fatto niente. È chiaro che nessuno di noi due è pronto per questo, perciò festeggiamo Oliver e Ginger e andiamo avanti con le Maddie, nostre vite. Maddie, aspetta. Mi dispiace tanto di aver pensato che avessi a che fare con quelle foto. Ero sconvolto, la peggiore delle mie paure si era avverata. La mia è stata vederti in TV con Natalie Fernandez. Allora era un test. Sì. E abbiamo fallito. No. Siamo ancora qui. Diamoci un'altra possibilità. Facciamo un atto di fiducia insieme. E se non funzionasse? E se funzionasse? Ho una cosa per te. Cosa? Johnny. Sono splendidi. Hai davvero catturato l'anima di questo posto. Lo devo a te. Tu mi hai insegnato ad apprezzare le piccole cose, ad aprire il mio cuore, a camminare lento. Quando sono stato via, anche se solo per un giorno, ero a pezzi. Perché tutto quello che mi rende felice è qui. Proprio qui. Direi che hai fatto una certa impressione qui. Che c'è? Ho appena realizzato quanto sarà dura quando dovrai tornare a casa. Maddie, io ho comprato la casa. Davvero? Sono a casa. Ehi,